Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto oggi al Quirinale il gruppo musicale dei Nomadi che festeggiano i 60 anni di carriera. In diretta ci dice tutto il nostro Luciano Ghelfi. Buongiorno Luciano. Sì, buongiorno. Una udienza un po' fuori dall'ordinario, ma nemmeno troppo nel solco di quella attenzione alla cultura popolare che ha portato il presidente Mattarella sul palco del Festival di Sanremo. Ad esempio, il capo dello Stato ha accolto il gruppo musicale dei Nomadi con grande simpatia. L'incontro è stato molto lungo, estremamente cordiale, un percorso straordinario, ha detto il capo dello Stato salutandoli. Beppe Carletti, lo storico elemento di continuità che è nel gruppo sin dalla sua fondazione nel 1963, ha raccontato al capo dello Stato che i Nomadi sono per longevità artistica il secondo gruppo al mondo dopo i Rolling Stone e sperano di riuscire anche a superarli. Al capo dello Stato una targa ricordo di questa ricorrenza e tante domande dal Presidente della Repubblica che secondo Carletti conosceva piuttosto bene la storia dei Nomadi. È tutto, linea allo studio. Grazie Luciano, dunque 60 anni di carriera per i Nomadi pieni di grandi successi e soprattutto 15 milioni di dischi. Ripercorriamola insieme con Laura Sansavini. Al mondo come longevità sono secondi solo ai Rolling Stones. Ecco la lunga carriera dei Nomadi, una band nata nella bassa emiliana soltanto un anno dopo Mick Jagger e soci e che dopo 60 anni ancora calca i palcoscenici e fa emozionare. Il sogno di due sedicenni che diventa realtà, Augusto Daolio e Beppe Carletti, interpreti sensibili dei tempi che cambiano, brani diventati inno per diverse generazioni. Ho visto la gente della mia età andare via. Tanti successi e grandi numeri, 52 lavori, 15 milioni di copie vendute. La cultura è l'unico bene che è diviso, anziché diminuire, diventa più grande, dice il filosofo tedesco Gadamer. E la musica fra tutte le arti è forse quella più capace di moltiplicarsi e arrivare tra la gente. Per i Nomadi questo è stato il faro di una vita e oggi le generazioni sono ancora lì, genitori, figli e nonni, uno a fianco all'altro. Nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già...